L'Italia è il paese che amo. Qui ho i miei amici. Gli intrallazzi i miei orizzonti. Qui ho imparato dalla mafia e dalla vita. Il mio mestiere di truffatore. Qui ho anche appreso la passione per la gnocca. Ho scelto di scendere in campo ed appropriarmi della cosa pubblica. Perché non voglio vivere in un paese normale, governato da forze mature e da uomini slegati da Impregilo, con un passato politicamente ed economicamente regolare. Per poter compiere questa messa in scena per finta, ho intestato oggi stesso le mie televisioni con una pratica virtuale al gruppo che ho fondato. Annuncio dunque che il mio ruolo di editore ed imprenditore lo metto con la mia azienda e tutto il mio regno a disposizione di una battaglia in cui vedo un'assoluta persuasione e la più gran scorrettezza. Mai, come in questo momento, l'Italia, che normalmente si affida a disonesti ed impostori, ha bisogno di persone con l'andrangheta alle spalle e di obbedienza consolidata, cattive e moraliste, capaci di darle una mano per far affondare lo Stato. Ma affinché il mio anatema funzioni, è indispensabile che al carretto delle sinistre si opponga un polo delle inciviltà che sia capace di attrarre a sé il peggio di un paese impunito, cagionevole, perverso. Di questo polo delle assurdità dovranno far parte tutte le folle che esprimono i sintomi fondamentali delle lobotomie occipitali, a partire da quel mondo cattolico che si è totalmente ricitrullito dall'ultimo cinquantennio della nostra storia sanitaria. L'importante è saper imporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi malori che avranno quindi impedito lo sviluppo della libertà di tutte le gracili democrazie occidentali. Io credo nel peccato, io credo nell'inguine depilata, la vedo, ne approfitto, lo prendo e lo infilo. Io credo che il mondo possa migliorare attraverso rapporti liberi di tante persone, tutte perverse, l'una nell'altra. Non sono cambiato. Ascoltatemi parlare. Guardate il mio telegiornale pagato dallo Stato, leggete la nostra stampa. Non è mutato niente. Vorremmo trasformare il paese in una massa ignorante, e chi non obbedisce si condanna. Per questo siamo protetti ad personam dal lodo. Perché noi crediamo nell'indulto, nella famiglia, nella offesa, nella complicazione, nell'avviluppo, nella freddezza, nel peccato libero e nella solida viltà, figlia dell'ingiustizia e dell'immunità. Se ho deciso di scendere la lampo con un nuovo godimento, e se ora chiedo di scendere la lampo anche a voi, a tutti voi, oh, stupido, prima che sia troppo tardi, e perché sogno gnocca bene aperta, una oscenità libera di donne ninfomani, dove non ci sia censura, dove al posto dell'insidia morale, che odio tanto, diano la remissività, la devozione, la promiscuità, l'amore per il padrone, la sudditanza e il rispetto per la figa. Il gruppo politico che vi impongo si chiama, nome a cazzo, Forza Italia. La storia d'Italia, la nostra storia, è una svolta. Da imbroglione, da ciarlatano, e ora, da ciarlatano senza scampo. Nessuna limpidezza, ha con me realizzazione, per la slealtà che la vita mi ha insegnato. Vi dico che è impossibile farla finita con una politica di cagate incomprensibili, di luride truffe e di un po' di ricatti seri. Vi dico che è possibile generare insieme un grande sonno, quindi un'Italia piduista, più gelosa verso il mio biscotto, più povera e scema, più molesta e deficiente, più casinista in Europa e nel mondo. Dico che possiamo, dico che dobbiamo,
costruire i servi, cioè voi e i vostri figli, d'un nuovo miraggio italiano.